Vabbè, intanto lasciami fare i complimenti a Crosetto per il suo risultato elettorale. Accidenti, che è stato brillantissimo. 115 voti ha preso. Vorrei farvi notare della scena di Osanna di oggi, Montecitorio, i grandi elettori, 55 applausi. Alla fine, quando c'è stata la standing ovation per Mattarella, si è visto un settore che rimanevano compostamente seduti e non applaudivano, ed erano Fratelli d'Italia, solo loro. È una scelta, sono quelli che stanno anche fuori dal governo Draghi. Secondo me la destra italiana del futuro è quella lì. È quella lì, perché ripeto, quando c'è la tecnocrazia al comando, il monopolio dell'opposizione ce l'ha la destra. Fratelli d'Italia ha rapporti fraterni con Marine Le Pen e ce li avrà con le altre destre, anche con i gollisti francesi. Salvini dovrà decidere. Dovrà decidere abbastanza in fretta se prendere l'occasione di un dissenso, faccio un esempio, sulla riforma del catasto, e uscire da questa maggioranza e riunirsi in una posizione subalterna con Giorgia Meloni, oppure tentare di restare lì dentro. Ma su Salvini io vi faccio notare che nel servizio che avete realizzato gli unici che hanno osato parlare contro di lui erano degli ex leghisti. Certo, certo. Neanche uno dei leghisti parla contro di lui, ma non solo perché sono un partito leninista o stalinista, ma perché si ricordano che Salvini, e a me spiace proprio a me fare la parte di quello che lo difende, ma giusto. Salvini è quello che ha preso la Lega al 3,5% e l'ha portato al 34%, e loro come dire, ne hanno usufruito e ne hanno goduto, e quando andava in giro con la ruspa e quando andava a fare la posta sotto casa della Fornero, io non ho mai sentito un Giorgetti piuttosto che uno Zaia alzarsi a dire ma così non si fa, ok? Perché hanno riscosso e hanno guadagnato posizioni di potere formidabile. E mi ricordo anche quando Salvini ha fatto il papete, l'estate del papete, quando abbiamo tutti detto ha cominciato a dissipare quella maggioranza relativa del 34%, io sono andato a Pontida al loro raduno e prima di dare la parola a Salvini, anche lì tra gli Osanna, li ho sentiti tutti, Fontana, Zaia, Giorgetti, uno dopo l'altro, andare sul palco e dire hai fatto benissimo fare il papete. Ma tu, ma scusami Gad, ma tu che la Lega la conosci bene, secondo te Salvini cercherà di portare la Lega più verso il centro, lasciando quindi alla Meloni la destra più radicale? È contro la sua natura. Quindi non lo farà. E quindi non lo farà, andrà. Il problema adesso è una competizione con la Meloni che è molto ben posizionata perché è presidente dei conservatori europei, perché ha un partito più disciplinato, perché sta cercando di gestire i nostalgici al ecco. interno, anche se pare che sia di oggi la notizia che il vicepresidente di Casa Pound, Di Stefano, lascia Casa Pound e andrebbe in Fratelli d'Italia. Quella componente non è vero, Crosetto? Pesa ancora non nel lo so, gruppo ma dirigente. Penso. Allora, Francesco Cancellato, noi l'abbiamo raccontata bene, no, Fratelli d'Italia? Questa è una dimensione che esiste, Cancellato. Però è lei oggi quella che può risucchiare... Che ha il pallino in mano della destra, secondo Gad Lerner. Dico solo un'ultima cosa e poi mi taccio. La Lega potrà ritrovare forza tornando al nord, puntando di nuovo sul suo autonomismo, e farei quasi una scommessa che dopo 25 anni passati a Roma Giorgetti, che è ancora un uomo abbastanza giovane, si candiderà presidente della regione Lombardia. Devono, come dire, difendere lo vedremo. Le roccaforti. Francesco Cancellato,